Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata della Sky Factory. Oggi Yuppie. Siamo in 5. Siamo 5. Non è vero, io non esisto. Abbiamo uno che fa finta di essere re, uno che c'ha la faccia da troll, uno che c'ha la tartaruga che gli esce dal cappello e di solito era il coniglio, non si sa perché. Questa c'ha il cappello che non è il cappello ma è una pianta bonsai con una mini zucca. E io che cosa c'ho? Un tentacool. Tentacool. I am the king of the pirate. Quindi a sto punto abbiamo messo i panini. Lol. Quindi a sto punto direi un bel hashtag Mortug Tentaculo. Tentaculo. Hashtag Mortug Tentaculo. Allora, cosa facciamo oggi? Visto che nelle quest diceva che sta a muore di starnuto. Allora, visto che la quest diceva che dovevamo fare una ink farm, ci servono appunto gli squid. Gli squid sono i tentacool. I tentacool, sì, sono i tentaculo della di Minecraft. Allora, gli squid nascono alla profondità di 60 e devono avere una profondità di almeno 5 di altezza. Quindi dobbiamo fare una specie di pozzetta fatta 10x10 minimo, che parte da 60 e sale su. Quindi poi dopo saliremo dalla parte sopra. Oddio. In pratica. Guardate il belzo, fa paura. Oddio. Ma cos'è allora, quello schifo? Che sei brutta in culo. Allora. allora. Grazie amore, ti darei una spinta se non c'hai stop. Dammi una spinta, vedi poi. Mamma mia. Ecco qua. Non c'ho stato io. Ale. Ha fatto tutto da solo. È caduto. No, stavo piazzando il blocco e lui si è messo davanti. Tanto per cambiare. A me mi hanno spinto. Ma chi ti ha spinto? Stavi io. Perché lui si è messo dove stavo mettendo il blocco, lì rincoglionato. Tentaculo. Adesso che razza di cappello è? Tentaculo. Ma che abbiamo fatto? Dimmi. Abbiamo iniziato il giro. L'altra volta moriva Belch, poi sono morta io, o muori morto Esi. Ragazzi, non è giusto. Muore sempre Esi. Non vale, eh. Sì, ma dovrebbe mettersi sotto. Non si mette sotto. Non si mette sotto. Non si mette sotto. Questo dovrebbe mettersi sotto. Te ne messo manco uno, bro. Non me lo mette, lo mette sopra. Perché non sei capace? No, aiuto. No, non lo mette sotto. No, aspetta, rimetto. Rimettilo. Che? Okay. Rimettilo. Rimesso. Infer. No, non lo rimette. Ecco, l'ha rimesso. Viene. No, dove l'avevi messo prima? Perché scusa, a te non ti serve un cubo sotto? No, due cubi sotto addirittura. Vanno nell'aria. Sì, no. Però vanno piazzati però... sul punto. Allora dobbiamo fare una cosina. Scaline. O scaline o acqua. Scaline, che scaline, scaline. Sicuro? Ladder. L'acqua ce l'ho. Le scale no. No, le prendo io le scaline. Le dovremmo avere già fatte. Il teletrasporto sta pure qua comunque. Sono andato all'altro teletrasporto, tanto devo salire sopra qua giù. Ladder, eccole qua, tanto me ne ero craftate un po'. Tipo 64 ce ne avevamo. Io vi odio e vi disprezzo, gna gna gna. Sei tu che sei voluto morire. Gna gna gna. Tu ti metti in mezzo mentre io sto a mettere i lavori in corso lì. Allora. Adesso. Adesso. Perché se adesso ne sono messi io ti do due? Una botta. Io ne vedo due qua. Attenzione, battaglione, faccio una brutta fine. Eccolo. No, mi sono fermato. Oddio. Chi è che è volato? È stato Esi. È volato Ildan. No. No, c'erano le scale. Oddio, ce l'hai fatta. C'erano le scale. Allora già si è salvato. C'è chi scende e c'è chi scale. Allora io non questa mi è 60. Manco io, basta. Il primo che sta vicino lo freccio. Lo freccio. Pure al tentaculo che pure il cappello in blu. Tasci vostra. No, lascialo perdere, sennò non finiamo più. Allora bastardo, dai. Ho visto che casca. 5 devi venire 10x10. Qua dovete scrivere hashtag che viene ucciso perché non muore. Viene proprio ammazzato. Penso che mi sta odiando. Lol. Ildan. No. E 10, attento che viene con la vendetta quello,
Uno. Io la vedo brutta qui. Chi vuole scende qui a darmi una mano? Che prende la goblin spell? Io vorrei dare una mano, ma con quei due non mi sento al sicuro. A me mi vado. Perderei tutta la roba incantata. Levatevi l'inventario, se c'avete paura. Vado a buttare, vado a mettere la roba a posto. Io ho fatto apposta certo. Così, perché tanto lo sapevo che quando andava a finire che qualcuno volava. E per fortuna non sono stato io. Allora. Ma le steppa di goble? Sì, sì. Meglio, tanto ci serve soltanto per far nascere sti squid. Ma adesso la domanda squid. È. Dimmi. Ma io ho preso due stock di brick. Dov'è Ildan? Non lo so. È quello che ti dovrebbe preoccupare di più. Un Ildan che sparisce vuol dire pericolo, eh. Pericolo. Eccolo. Ok. Io ho tolto tutto quello che c'avevo. Tranne l'armatura, perché vabbè. Vabbè, quella si rifà, è ferro. Ma poi la mia è quasi tutta sfondata, quindi. È forro. Mi tolgo l'accetta e vengo questo. Portate della cobblestone, ragazzi. Sì, ne sto portando prestato, no. Va bene. Sei padre. Mi sa che da lontano si sono riammazzati. No, lo stronzo. No. Venite qua ad ammazzarvi, così possiamo ridere pure noi, dai. Sì, infatti, almeno vi riprendo quando morite. Mi faccio due risate. Allora, l'altezza dovrebbe essere 5, quindi... Stronzo. 2, 3, 4 e 5. Possiamo fare pure 6. Sì, famola più alta, così li guardiamo da sopra. Perché sì, infatti alla fine ci andremo qua da sopra probabilmente per stare più comodi. Perché dovremo entrarci dentro alla pozza, quindi... Ma la possiamo fare di vetro? Così la vedevamo. È tanto sopra aperta. Aio! Regà! Ale! Dimmi! No. Pure regà, il vetro e ce lo lanci? Il non vostro. Posso. Ma posso mettere il mattone questo qua per le colonne? No, già hai fatto quello. Raga, ho vabbè, un problema. Vabbè, ormai questo lo facciamo così. Ho una banana che mi insegue. Tra i bordi. Banana Chiquita. No, l'ho messi. Non... L'hai messo di un livello più basso. Basso. E il bello è che tu hai posato tutto e presumo che hai posato pure il piccone, vero? Sì. Ce l'ho io, tranquillo. Vabbè, non fa niente, per una volta. Non è Morduk quello che non c'è il piccone. Infatti io non c'ho il piccone lo stesso. Sei scandaloso. Dov'è Ildan? Sei scandaloso davvero. Quello è il problema. Ildan dov'è? Che c'è, paura? Io mi butto per fa prima e lei pensa che volate sotto. Io laggo un pochettino, vedo i pochetti di guarda. Ciao. Allora, se dovete farla di vetro, lo lasciamo così, la famo di vetro. Famo così. Vado a prendere il vetro. Come sali da qua? Quello è il problema. Fate prima i tre vetri di qua. E poi dopo chiudiamo da lì, direttamente. Ok. Aia. Allora, andiamo a recuperare un po' di vetro, Quelli si stanno ammazzando miserabilmente. Ma io qua farei comunque un bordino di roccia. Perché me ne mette? No, ma facciamo... No, bordino di roccia non serve, che te frega? Tanto se lo facciamo tutte le vetro... Per casca come una scema. Ah. Allora. Quelli due cacchio stanno? Guarda, vedo solo i nomi laggiù sotto. Secondo me se stanno a sfasciare tutta la parte sotto, stanno a distruggere. Infatti sta ride, quindi mi sa che è vero. Allora, io mi prendo un po' di ciccia. Io sto solo a scappare. Tanto mi prendo il vetro normale o quello di quarzo? Normale, che è di quarzo. Che va, spero che abbia dato di quarzo per fare quella roba là. Che è sta cosa? Ok. Vetro. Andiamo a fare il vetro. No, ce l'abbiamo. Corri. Quelli se stanno ammazzando e non stanno a seguire niente. Guarda i barboni. Che gentaccia. Allora, che sta a fare il bordino? Sì. Devi andare ammazzando. Tanto da qua sotto non si vedrà che c'è il bordino dove ci mettiamo. Vabbè, ho preso tre stacchi di vetro. Allora, 60 minuti. Vetro. Ma se ci metti la porta, l'acqua esce. Che ci metti la porta? No, l'acqua non è. Se no qua ci potremmo mettere pure una porta. Oh, poi ci mettiamo la staccionata, ci mettiamo una porta, così almeno entriamo e pigliamo quello che serve. Così non vale. Se può pure fa.
Io direi. Ma vedi che ci siamo scordati. Ti metti i blocchi luminosi. Mi serve solo la cobblestone. La pietra, no, la cobblestone. La glowstone. Però solo la polvere mi serve. Allora, sopra deve rimanere aperto perché dopo ci dobbiamo andare a buttare l'acqua dentro. Che mo vi faccio vedere come facciamo per far prima. Allora, ci serve una porta. La vado a prendere. Ok. Vado a prendere pure lo staccionale. Anzi, se c'avete lo staccionale, mettile comunque qua, almeno non caschiamo di sotto a sto pezzo. Allora, io intanto salgo di qua. Che devo arrivare lì. Sai che dovrò fare tipo un ponticello qua, così. Giusto per salirci adesso. Poi ci posso risalire qua, però non lo so. Allora, allora lì ci dobbiamo mettere un po' di cobblestone. Anzi, no, lo faccio col vetro. Vaffanbecco, lo sprego col vetro. Bravo, sprega tutto. E tanto ci abbiamo tanta di quella roba. Che quell'atti si sono silenziati e mi fanno paura. Anche a me non è che piace come cosa. Se stanno a sfidare a uccidersi. Qua ci starebbe bel hashtag due lesi che ridono. Lol. Che due lesi che ridono? Dov'è l'infame? Erano, ecco, perché questi due lesi ridevano fino a poco tempo fa. Senza motivo. Ecco. Comunque ho preso la glowstone, Gabri. Te la porto così, la metti dove vai. Allora, la polvere ce n'abbiamo una sola, quindi non... Ma adesso ci servirà un secchiello, ma vado a prendere il secchiello. No! Vaffanculo! Che? Chi è volato lì sotto? Lui. No! Perché? È perché era andato giù. Lol. Oddio raga, mi si è buccato tutto, vedo tutto nero, non mi fa risuscitare. Ma io così. Vabbè, allora se vuoi la metto, mettila più avanti, facciamo proprio scalini. Il Dan torna a guardare noi, lascialo perdere, me l'hai ammazzato. Boh. No raga, vi prego, qualcuno mi tippi. Non c'è i comandi disponibili. Ma non puoi aprirla. Rilogga, prova. Non mi fa preme. Non mi fa preme esc. Ah, non c'ho legno, non me ne deve andare fino da indietro. Tieni, te lo vado a prendere io, dai, tieni, prendi la glowstone intanto. Ok. E finga. Non posso. Mi tippate? No, non c'ho il tip. Non c'è la possibilità di tip. Sono rimasto bloccato, raga, non posso fare niente. Fra. Alt F4. No, tippalo tu, scusa. Fra, c'hai l'OP. Ok. Lo stavo facendo, ma. Ha fatto Alt F4. Ti serve che tipo di legno ti serve, Belz? Ma niente, volevo fare la craft per fare le scale. A quel punto ti conviene pigliare già. Allora. Le scale? Eh sì, volevi mettere le scale vicino alla porta. Già, me lo scusavo. Anzi, io non mi fido più a rimanere qua, vaffanculo. Yappiduppa. Perché? Non ti fidi più? Non si sa mai, mi ributtare giù. Fidati di me, non sono un latte lover. Ma chi te sei? Se sono fidanzato qualcuno mi sei in cura. Lol. Poraccio. Comunque, a che punto sta la piscina? Quasi pronta. Sì, quasi pronta. C'è solo un piccolo inconveniente che sarà da fixare, ok. Qual è? A parte che se avete fatto la porta laggiù non serve. Comunque, Belz, Belz, levate da là dentro che io sto per rompere il vetro. Un attimo. Senti i rumori di vetro che si rompe. No, ti prego, sennò cado di sotto. Senti il vetro che si rompe. Perché cadi di sotto? Come fai a cadere di sotto? Al massimo ti arriva l'acqua. Sto rompendo per mettere... Vabbè, aspetta, fammi mettere la grotto. Ti ho portato le scale. Okay, dove hanno messo? Qua? A che te servono le scale? Stacca quello. Raga, qua dentro si riempie d'acqua, quindi noi devi mettere le scale. No, non hanno capito. Ok, allora non le metto. Zitto. Allora, perché tanto dentro ci andremo nuotando. Vabbè. Allora, chiudete la porta. Ah, ci ho messo pure le blessure. Ok, io comincio a rompere vetro. Dovrebbe cominciare a calare l'acqua e diventa uniforme.
Il problema è che qua sopra si ghiaccia, quindi dovremo farci più avanti anche una copertura, mi sa. Che ci fa se si ghiaccia? Tanto escono. Se si ghiaccia non cola l'acqua. Ah, tu la fai prima colà e poi dopo, quando sei ghiacciato, ormai è scesa. Non so se funziona lo stesso, mo vediamo. L'acqua sta arrivando? Dovrebbe staccarla, visto che sotto c'è il buco. Oh, che figo! Chiudiamo dentro qui, Infer. Oh, io non lo posso, vediamo. Mo perché c'è ancora ossigeno, mo vedi quando è tutto chiuso qua. Ok, allora io esco. Forse avrei dovuto metterci le porte di ferro. Di forro? Ma tanto non esce l'acqua, no? Guarda, è tutto distrutto. L'acqua esce? Non lo so, non penso. Dalla porta del legno mi sembra no, di no. Penso. Io so come le torce che si levano. Però sono quelle. Voglio vedere. Fammi provare. Cattivo il danno. Dovrei averle levate tutte. No, lì c'è del vetro centrale. Ah, mi servono le staccionate, raga, ci avete le staccionate? Vediamo un po'. Ok, è completamente acqua. Ce l'hai? Ce l'avevo. Ne servono due solo per mettere allora l'acqua. Allora. Ah, non ce l'ho, aspetta, la pia. E chiude, se no. Si possono aprire, no? Va bene. Ok, sì, sì, si può aprire, si può entrare tranquillamente senza andare a finirci dentro. Questi, e qui dovrebbero spawnarci i cosetti. Quindi noi adesso sai che famo? Se allontaniamo. Se allontaniamo proprio da là. Proprio via, tutti via, tutti via. Vieni qui, qui per Benz pure tu. Ma io voglio uno staccionato che chiude qua. Mi sa che Benz non c'è. È quello che ci piace. Non vale così, aspetta. Una staccionata ce l'ho. Eccola, tieni. Appoggio. Levo questa e la metto dell'acqua. Come si chiama la staccionata? Recicliamo. Ma l'ha preso Mordo. A parte che tonta, volevo togliere sia quella e quell'altra e ce ne stavano. Vedi, tac. Posso? Allora, intanto noi ci allontaniamo, ragazzi, il tempo che spawnano e torneremo qui a vedere se sono spawnate o no. Quindi, ciao, a dopo. Ciao, a dopo. Rieccoci, ragazzi. Siamo noi solo tre, siamo tornati. Gli altri sono tutti e due spariti, no? Eccolo uno. L'altra invece ha riloggato e è rimasta FK. Quindi non sappiamo dove è andata a finire. Belz, ciao, torna, Belz. Torna tra noi. Allora andiamo a vedere se ne sono nati qualcuno. Perché comunque siamo allontanati. Abbiamo fatto slogga pure lei forzata, quindi. Peppe, peppe, vediamo chi ci sta qua avrò dentro. Oh, due, raga. Vendetta. Raga, ce ne stanno due. La mia vendetta. Due. E c'è pure un Isengard. È spawnato pure un Isengard. È uno squid brutto, mi sa. Ma se non si toglie, porco. Allora. Quindi, raga, attivamente completato. Eh sì, l'abbiamo fatto. L'unica cosa brutta di questa zona, che non abbiamo pensato prima di fare il laghetto qua, è il ghiaccio qua sopra. Sicuramente ci vorrà una copertura che poi faremo in seguito per cavoli nostri. Però alla fine questa non ci è servito, perché adesso noi facciamo così. Safarinet. Che fanno? Stanno ammazzando un'altra volta. È una battaglia all'ultimo sangue la nostra. Vi prendo a lingotti di ciccia. Mori. Aia. Foraggio. Vai, è tanto speed, Mordug, tranquillo. Oh. No, mannaggia. Allora, andiamo sopra, così questo intanto l'andiamo a mettere là. Voglio vedere veramente come funziona là dentro la faccenda. Cioè, voglio vedere se li spawna anche senza acqua lo spawner automatico. La vedo grigia, però. Ma io ci metterei il vetro qua sopra, almeno il ghiaccio non gli rompe le scatole. O meglio, si crea, ma... Non so, però rischiano, mi sembra, di non spawnare. Mi sembra che bisogna che ci abbiano una fonte aperta, tipo come se fosse... Per quello... Io ci metterei la lava, almeno scioglie... scioglie. Madonna, ma... Se così diventa ossidiana. No, ma la cattiveria, proprio. È proprio cattiva sta ragazza. Allora... Sono caduti sotto. È volata. No, no. Io però ci stavo vicino. Perché col ghiaccio stavo pattinando. Ma li spawni? Li spawni? Ma li spawni? Se sì, no. Eccoli, stanno a partire, stanno a partire. Sotto. Come sotto? Non spawnano? No. No, allora l'autospawner bisogna farlo nell'acqua. Che figata. Mamma quindi mia. Lo faremo nella prossima puntata. Sì, conviene, conviene. Allora,
A quanti mi piace siamo arrivati? Ah, aspettate, aspettate, dobbiamo andare a segnare la V che abbiamo fatto lo spawner di squid per gli ink. Aspetta che prendo i colori, tutto, arrivo. Pensate, quella è una delle prime quest e non l'avevamo neanche mai fatta. Noi avevamo direttamente saltato e avevamo fatto Link direttamente con la... come si chiama? Con i fiorellini là. Ma perché a noi? Dei squid. Che ce ne frega? Ma che ce ne? Infatti, ma che ce ne? Infatti perché dovevamo fare una farm con quello? Io non lo so, io non lo so. Comunque adesso il prossimo della prossima puntata alla fine sarà o una turtle o lo storage milione del deep storage, poi vediamo. Vabbè. Vediamo. Intanto, mio caro Mordug, mi puoi dire quanti invece siamo arrivati? Allora, siamo arrivati a 78, quindi mi spiace, visto che vi avevo sfidato a fare ancora come l'altra volta, quindi quella bella ottantina che avete fatto, probabilmente oggi ci sarà una statua sola. Statua sola. Vabbè, dai, su. Io sto qui dalle statue. Yeah, andiamo a vedere la statua. Chi sarà la statua fortunata di oggi? Chi sarà mai? Io. Tu già ce l'hai la statua, sei pure una brutta banana. Allora, sei una brutta banana. Allora, io mi sto abbassando, io non vedo nessuno, non vedo, vedo Nesingar per sbaglio, però non vedo il cartello. Io sto correndo per sapere chi è. Il cartello lo vedo senza nulla scritto. Il cartello è bianco, penso. Ah, tu ok. Quindi, credo. Sì, infatti è bianco. Il bello è che se vedo la statua non si riconosce neanche chi è. Fatto. Chi sei? Chi sei? Indovinate. Chi sei? Indovinate? C'è, sta scritto. Basta che miro, lo leggete, sta scritto Mick. È trasparente però. Ciao Mick. No, io voglio fare l'armatura di un modo, mi dite se va bene. Prego, adesso sei ancora più bello. No, aspetta. Non di qua, di qua. Prego. Perché glielo dobbiamo. Ah, mi sembra giusto. Perché non è colorato, poverino. Diamogli un po' di colore in questa maniera. Va bene. Mick, adesso ci sei anche tu tra le nostre statue. Già, ammazza, ho più e più diventano tante. Mamma mia. Ragazzi, ricordate sempre che per avere le statue qui dovete essere comunque persone attive, quindi persone che ci seguono, perché andate a finire direttamente nella lista del top ragazzi, fan. Guardate l'armatura che gli metto. Dai. Oddio, ma ci mette pure l'armatura. Trasparente con l'armatura. Guarda. Che armatura ci mette? No, io lo so. Lol, quella di legno. Sapevo. È carinissimo. Adesso sei un pezzo di vetro con un vetro in mano, con un coso coi colori e fatto con l'armatura di legno. Bene. Bene, mi dicono proprio che ti abbiamo voluto bene oggi. Ragazzi, e guardate che cosa è ora. Tieni. Oh oh. Dammene una a me. Una a te. Una a te. Dove sta? E quell'altro sta là. Una a te. E Belz si attacca stavolta. E Belz non ha più niente. No. Vabbè, io prendo il teleport perché teleport mi piace farsi la piedi. No, stavolta ho fatto il teleport. Mi ha... chiudo pure la porta in fascia. Ok. Lucky block. Muore, l'ho appoggiato qua io. No, vabbè. Sei scemo. Venite qua, venite qua. Guardiamo questo. Questo è quello a rischio. Dai. Rischio, rischio. Dai. Esperienza. No. Rischio al cavolo. Questo era quello del Belz. Tieni il tuo. Ok, allora me lo prendo. Ah, quello a rischio era del Belz. Era quello del Belz, Esingar già si è piazzato. Io mi allontano alla larga. Ma vai. Ma mi appare Super Mario da qualche parte. No, mo te fa il buco e poi finite sotto. No, ok, vetro. I cuoricini. Che bello. Ma sono i cuoricini. Ci mancavano sti vetri di cacca, giustamente. Allora, apro questo. Che è? Mio. Oro, quanto oro ti darei. Allora, chi tocca? Vai Ildan. Vado io, siete sicuri? E io me la do. Ciao. Porta iella peggio te guarda. Vai. Era. Te sta bene. No, pozione no. Potenziamento. Mi sa rigenerazione dal fumo che vedo. Rigenerazione. No, ammazza, sono diventato pure bravo con i colori. Che è successo? Hai droppato qualcosa? Io ho visto un po' abbassarsi. Vabbè. Che cacchio è? Sono quei vetri strani. Essence Glass. Sì. Che fighi. Sì, effettivamente. Da quell'altro non è uscito nulla. Te lo giuro, nulla. È strana come cosa, Strano. Effettivamente. Forse erano usciti i vermicelli quelli brutti della stone. E dove si sono ficcati? E da nessuna parte, perché l'unica stone era questa qua.
Vabbè, lasciala lì, chi se ne frega, tanto fino a che stanno lì non rompono, non posso andare da nessuna parte. Sì, beh ragazzi, per questa puntata è tutto. Noi che dici raga, li risfidiamo? Sempre 80 mi piace? Dai, sempre dai. 80 mi piace, dai. Dai, ci siete... Oh, non ci siete arrivati per due persone. Cioè, vuol dire che dovete chiamare due amici e digli mettete mi piace, raga. Infatti, zio. Come si fa qua? Oh, che cavolo. Babbo, raga, ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.